Martino, responsabile del progetto che abbiamo visto oggi a Tramonti. Sono 20 giovani da tutto il mondo, tutta Europa, che vengono qui per fare cosa, Antonio? Si tratta di una visita studio all'interno del programma Gioventù in Azione. Questo progetto è stato promosso da Carbio ed è tra le iniziative che rientrano insomma in quelle che svolge la nostra associazione per portare avanti la candidatura della Costiera Amalfitana a riserva della biosfera. La visita studio è incentrata sulla sostenibilità ambientale e sulla protezione dell'ambiente con il coinvolgimento dei giovani. Quindi i partecipanti provenienti dall'estero sono qui per scoprire quali sono le buone pratiche della costiera, qual è riguardo alla sostenibilità ambientale e qual è il coinvolgimento dei giovani in queste pratiche. Grazie Antonio.